and rusting in the rubble, run into a faint. Need a brand new coat of paint. I found myself in trouble, thinking about what ain't never gonna be the same. Buongiorno. Applico il contorno occhi di Più Officina Toscana, l'antirughe. Mi stava sipinendo e mi è piaciuto moltissimo perché è molto idratante, sembra una mousse. Allora, raga, oggi c'ho un mal di collo qui dietro. Adesso applico questa qui, che è un fondotinta Soft Glow di Labo Filler nella colorazione 14. Allora, non vado a mettere la crema idratante sotto perché questo qui è molto cremoso e ho notato che anche senza crema idratante idrata ugualmente, perché lo considero quasi una BB cream, ok? Cioè, nel senso che sento proprio che la pelle riceve dell'acqua, ok? 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 Tipo, ma che dici? Lo applico con le mani. Ed ho dimenticato il correttore, ovviamente, Simona. Quindi vado a prendere il correttore. Vado col cancelletà di Maybelline nella colorazione nude. E dopodiché, visto che ultimamente alcune persone mi hanno criticato tantissimo per la mia pelle orribile, ma in linea generale voi sapete che cosa, come la penso, perché ho fatto un post su Facebook, Instagram. Quindi non è che me ne freghi più di tanto, però giusto per accontentare anche loro vado a correggere anche questo rossore e queste altre due che ho da quest'altro lato con un camouflage, che è questo, sono questi fondotinta molto pigmentati, che sono tra l'altro della Creolan, che... Quindi volevo rispondere che so correggere i brufoletti, ma è più una questione di comodità e di naturalezza che non lo faccio a prima mattina, non è per una questione di professionalità. Poi con la contormania di Neve mi vado a creare dei punti luce qui e dei punti d'ombra ai lati del naso. Allora, apriamo una piccola parentesi. Sempre negli scorsi video, gli ultimi due video, io stavo testando una terra, un trio di terre. Questa qua, vedete? Simona che non riesce ad aprire le terre. Questa qua che è di Labo e è una terra per il contouring, blushing. L'ho utilizzata esattamente come diceva la confezione. Nonostante sia abbastanza calda come terra, quindi io non l'amo per fare il contouring, però la dovevo testare. E quindi che cosa è successo? Nel video sembra che ci siano queste chiazze rosse, e in effetti c'erano, perché poi dopo, prima di uscire, me le sono sfumate ancora meglio, perché voi sapete che quando avete delle luci sparaflesciate sul viso, sugli occhi, non è che si capisce molto, cioè io non lo capisco molto, ma non vuol dire che uno sono uscita così, cioè nel senso ho sfumato, quindi non sarei mai uscita con quelle due schiocche marroni rossicce. E poi dovevo capire un attimino come dosare questa terra, perché ciò nonostante reputo che sia una buona terra, ma usarla tutte e tre insieme è praticamente impossibile. E cosa principale, questo colore qui è veramente troppo rossiccio, quindi non va bene per fare il contouring. Ma in linea generale anche la contourmania è abbastanza rossiccia, ma ve ne ho già parlato in un video, la utilizzo in velocità sfumata bene bene bene. Dopodiché fisso tutto con questa cipria qui della Peter Hack, è una cipria compatta al balastro si chiama, e la fisso con un piumino. Ci sono le scale dietro di me. Rimuovo l'eccesso della cipria perché col piumino è un'applicazione più pesante, però la preferisco perché ho bisogno che il fondotinta e tutto si fissi benissimo. E adesso di questa terra qui applico esclusivamente questo fard, che è un fard rosato.
Spero di non averlo messo troppo, altrimenti mi ritroverò tanti altri commenti negativi. Eh sì, penso di no. Vedo un cavolo. Applico la Soft and Gentle di MAC. Applico il Primer Potion di Urban Decay. Allora, oggi è lunedì. Questo fine settimana è stato molto intenso perché c'è stato il compleanno di mio padre e di Asia anche. Festeggiamo lo stesso giorno. Mio padre si offende ogni tanto. E ho preparato la cheesecake il pomeriggio. Se mi seguite su Instagram Story lo sapete. Ho preparato la cheesecake, quella cotta. Sabato mattina sono andata a fare la prova d'abito e mi doveva fare delle modifiche, ma non me le ha fatte. Infatti mi sono talmente innervosita perché adesso devo ritornarci il lunedì l'altro. Allora, applico Amorose Alloy, ve lo leggo così come c'è scritto, di MAC, che è un ombrettino che ho acquistato un po' di tempo fa. Guardate che bello che è. Cioè, è di uno spettacolo. È uno di quelli che va applicato da bagnato, quindi, a proposito, lo applico da bagnato col Fix Plus. Lo si può applicare tranquillamente anche con l'acqua normale, basta che si bagni il pennello. Cioè, è di un colore pazzesco perché è un rame caldo. Poi, a che punto sono i mobili? I mobili ora mi vengono a montare in settimana la cabina armadio, fortunatamente, quindi almeno le varie cose le vado a sistemare. E dovrei appunto fare anche una cernita delle cose. E venerdì vado a Roma, sono contentissima, non ne posso. Devo prendermi una pausa. Facciamo l'addio al mobilato. Faccio a Roma perché c'è Sonia, c'è la mia migliore amica, e Alessia, che è un'altra mia amica, che vivono lì. Che voi sapete, se mi seguite, che io ho vissuto a Roma per un anno abbondante e ho stretto amicizia con queste due ragazze. Mi sfumo i bordi con un pennellino. Ho stretto amicizia con queste due ragazze. E c'ho un bellissimo rapporto, soprattutto ovviamente con Sonia, che con cui ho convissuto, e faccio l'addio illuminato lì. Io prima, fino a un anno fa, andavo molto frequentemente a Roma. Poi la vita quotidiana, il lavoro che svolgo, Marco comunque mi obbligano a non andare in questa maniera frequente, quindi adesso che vado sono. Non lo so, sono entusiasta. E mentre Marco se ne va a Berlino, non andiamo a Berlino, cioè non andiamo in altre località, prima di tutto per una questione di soldi e poi perché Sonia sta facendo una serie televisiva, anche Alessia, e tra l'altro si dovrebbero aggregare altre due mie amiche, che anche loro sono un po' incasinate. Bello questo berretto rosso. Ma non è manco rosso, è un arancio. Adesso prendo la mia palettina di Neve Cosmetics, questa qui, e vado ad applicare solo nella parte esterna il nero, che è il nero in cialda di neve, che è pazzesco, è uno dei più neri pigmentati. Vi consiglio però di sbatterlo bene perché altrimenti vi sporcate la base, cosa che succederà a me sicuramente. E poi ieri di domenica c'è pranzo in famiglia. Ah no, ieri mattina ho fatto una prova trucco sposa, quindi mi sono svegliata presto anche ieri mattina. E poi pranzo in famiglia, era la festa del papà. E poi siamo andate a casa a pulirla da vernice e cose del genere. Poi il compleanno della sorella di Marco e poi è finita la giornata. Insomma, questo fine settimana. Non ho avuto tempo di mettermi un po' sul letto e rilassarmi, però fortunatamente la settimana finisce prima proprio perché devo andare a Roma e venerdì vado a Roma. Vado anche nell'accademia dove mi sono diplomata perché devo comprare le ciglia finte, perché mi stanno terminando e io uso le loro che sono quelle a ciuffetto e non hanno il nodino, quindi solo, cioè, le ho trovate solo da loro. E quindi le vado a comprare da loro. Anche se sono molto irritata perché loro fanno lo sconto del 40% ai truccatori usciti dall'accademia, però devi spendere almeno 1.000 euro di prodotti in un anno. Io ovviamente non li spendo questi soldi, però con tutti i soldi che gli ho dato, cioè, lo sconto dovrebbero farmelo ugualmente. E invece no, anche perché MAC lo fa. Allora, come punto luce vado a applicare il pigmento Prism di Makeup Geek che ho acquistato
da Beauty Bay un po' di tempo fa, vedete, è di questi qui bianchi che però quando lo andate ad applicare è olografico, c'ha dei riflessi rosa arancio. E adesso, allora, come contrasto con questo colore pazzesco, vado ad applicare una matita che è la 04 di Wycon, che è un verde che tecnicamente sui miei occhi non è che stia molto bene, però va a contrastare proprio questo arancio. Lasciamo stare qui che va sfumato meglio, però praticamente non mi piace questa matita su questo ombretto, pensavo fosse più viva, quindi vado ad applicare il matitone numero 11 di Kiko, che è questo verde acqua molto vivo, e sono sicura del suo effetto, però vediamo se me lo sfumo leggermente facendo una sorta di codina tipo eyeliner e mi sfumo anche di nuovo il nero e vado ad applicare all'interno anche giallo nero. Questo qui è sempre di Labo. Mascara. Allora, mascara utilizzo questo che è il Bump Extreme di Pupa perché ho sbagliato a comprarlo. Volevo prendere il Bump normale perché me l'avevate consigliato voi, però ho sbagliato a prenderlo, però non è male. È super nero e dà molto volume. In alcune zone però le appiccica, cioè nel senso, matita per le sopracciglia, utilizzo la Mercury di Nabla. Ormai utilizzo solo queste. È più di un anno e mi sono resa conto che fondamentalmente non uso più altre matite perché mi danno sicurezza e soprattutto mi durano tanto, una performance unica perché hanno questa mina molto sottile. Allora, sono indecisa. Queste sono due tinte di Lime Crime. Questa arancione molto bella che è Pumpkin e questa invece è Riot che è praticamente sempre sulla scia degli arancioni, solo che c'è un pizzico di rosa dentro. E a livello cromatico, visto che mi intendo di armocromia, non sono una truccatrice trovata così, cioè che si improvvisa. Ma ha studiato, tecnicamente ci sta meglio Rio, come si chiama? Pumpkin, aiuto! Quindi ci sta benissimo Pumpkin, solo che è un po' forte, visto che sugli occhi sono andata un po' forte, potrebbe essere troppo, però anche Riot non ci sta male perché sul dotto lacrimale c'è questo riflesso duochrome rosa arancio, quindi non ci sta male. E per dimostrarvelo metto Riot. Quindi andiamo ad applicare Riot di Lime Crime. Allora, l'unica pecca di queste tinte è che sono molto liquide, quindi a volte sbava, cioè si sbava. È tremenda sta cosa. Ok, mi piace. E niente, questo è il look finito. Ho messo questi bei orecchini che comprai da H&M un po' di tempo fa. Allora, considerate senza questa maglia che devo cambiare perché non mi piace come ci sta nel look. Anche la fascia la lascio perché mi tiene i capelli un po' più raccolti. Siccome non sono pulitissimi, quando avete appunto, cioè se avete i capelli corti come i miei, capirete perché non riescono a stare bene nelle code, ma nello stesso tempo sciolti e appesantiscono quando non sono pulitissimi e quindi la fascia salva tutto. E niente, questo è il look finito. Io spero di poter registrare altri video in previsione del fatto che comunque tra un mese mi sposo. E niente, vi do un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!